Nella puntata precedente. Siamo nel 2039 e Rick è in cantina a cacciare il vino. Esce e si avvia verso casa quando viene aggredito da alcuni bulli di quartiere. Bravo! Mi ha preso! Coglione! Si riprende e decide di vendicarsi, ma quando i ragazzi sentiranno un nome, scapperanno a gambe levate. Lo sai quello che avete rotto che era? La bevanda! La bevanda! Oh, no, no! Beve, beve! Aiuto! Oh! Stavo con l'impanese! Ma tutto ciò è un ricordo lontano. Facciamo un passo avanti. E torniamo ai giorni nostri, all'attuale presente. Dandy sta per incontrare il Freddo per organizzare un nuovo colpo. Ma nel frattempo Freddo se ne va a parlare con il libanese. Allora, chi volevi far piagne? Il barone Gambini. E quanto pensi di alzarci? 100 quintali, almeno. Non sarà una cosa rapida. Chi lo risica? Un colpo a 100 quintali non è un colpo da damigiana a Megarone. Che mi vuoi dire, Polidori? Che Polidori mi ci chiamano solo la Stem, per tutto il latte sol freddo. Ale, quest'anno ho deciso di cambiare innesto alla vigna. Devo scegliere fra il grignolino o il ciliegiolo. Io preferirei il grignolino che mi dà un vino più corposo. D'accordo? Potrebbe essere una soluzione. Che succede? Che succede? Ma lo sta zitto! Che state facendo? Ma che porca miseria! Via! Smettetela! Vai, vai, vai! Ma poi ti porta tanto gusto! Tu hai riuscito a chi ne conto gusto su? Doppio su fai uno favore, capito com'è? Eccolo! Eia, eia, cittu cittu, punta a ribendi! Arribendi punto. Buonasera, donna Arburesa, dove lo portiamo? Buonasera, portatelo dentro. Andiamo, regà, dai. Non vai portare. Sì, sto muovendo. Cammina. C'è via. Offri le mascherine di alzoni. Cammina, muovi. Cammina, muovi. Qua dentro? Qui dentro, sì. Trattatelo bene, che c'è il vino buono. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Devo andare a picare su Brocco. Ma anda bene, come. Attento, barone Gambini, c'è lo salone. Sì.
Ma mettiamo la sedia qui. Fa piano e questo si rompe, eh. Arrigo, va a chiamare la moglie del barone Gambini. Vabbè, Libano, ci vado con Matteo, le uguale. Bacio chi cazzo te pare. Ha portato il telefono? È cortello. Questo, ma chiama? Questo è storico. È molto, non è rintracciabile. Non c'è manco il GPS. Ce l'hai il numero per chiamare? Sì. Fammi riposare un attimo, sto sì, sì. Intanto prendo il telefono, preparo. Tieni. È giusto? Sì. Questo me lo famo sparire. Occhio con la voce, gente, va sgamato. Ah, sei riattrezzato, eh? Pronto, signora Gambini? Se vuole avere suo marito, ci deve dare le chiavi della cantina e la ricetta del vino buono. Ora. No, ma